Antonio Bocchetti torna ufficialmente all'interno della famiglia Pescara Calcio, anche se insomma questo rapporto sostanzialmente non si era mai interrotto da un punto di vista informale, ma questa responsabilità, questo nuovo ruolo legato anche allo scouting, ecco, come si svilupperà? Intanto ringrazio il presidente, il direttore Repetto e l'ex direttore Luca Leone che ho collaborato in questi anni, perché io sono andato via da Pescara, però c'è sempre stata una forte collaborazione con il presidente e con i direttori. Prima stavamo a Pagani, che avevamo fatto un buon lavoro con i giovani, Vedideli, Firenze e tanti altri. È normale che lo scout serve proprio a questo, serve comunque per cercare di andare a vedere dei giocatori che il direttore, che stanno sempre vicino alla squadra, impegnando con la squadra, non riesce a seguire. È un lavoro di squadra, è un lavoro importante, perché far sì comunque di fare delle buone squadre e cercare di anticipare gli altri. Sei stato in Serie C nel Fano, quindi hai potuto vedere in quella categoria anche dei profili interessanti che possono essere utili, al di là di quelli avuti nel Fano che erano di proprietà del Pescara, però magari ci sono dei profili interessanti da poter portare a Pescara. Ma io ho avuto fortuna adesso di lavorare nel girone C, 2 anni. Poi abbiamo fatto il girone B, che è stato un girone tostissimo, un girone duro da affrontare. Non male, c'erano pochissimi giovani che potevano mettersi in evidenza, tranne quelli del Fano, che c'era questa politica. E non male che poi abbinare le due situazioni, risultato sportivo e far giocare i giovani, a volte non va benissimo, come è stato a Fano. Però bisogna essere sempre chiari nei progetti: se si vuole far giocare i giovani c'è sempre questo pericolo di non fare tanti risultati. Noi siamo stati contentissimi dei giocatori nostri, sono dei giocatori importanti in Serie C che possono affacciarsi, però il Pescara oggi è un livello molto alto di Serie B, quindi bisogna sempre fare degli step importanti, e penso che Pescara per qualche giocatore di Serie C giovane è un livello molto alto.